Sì, mi spiace solo per due cose, per il tempo che tolgo ai miei figli e per i soldi che gli italiani spendono per questo processo politico organizzato dalla sinistra. In un anno in cui gli sbarchi raddoppiano nonostante il Covid rispetto all'anno precedente. Quindi difendere i confini, la sicurezza, l'onore, la dignità di un paese è un dovere, non di un ministro, ma di chiunque. Lei si pente di quello che è successo il 19, il blocco? Assolutamente no. Perché? Perché ho fatto il mio dovere. Una nave spagnola che rifiuta di andare in Spagna compie un abuso. Una nave spagnola che rifiuta di andare in Spagna compie un abuso. Mi sembra molto semplice, una nave italiana che pretendesse di entrare in un porto spagnolo ovviamente creerebbe dei problemi in Spagna. Io facevo il ministro in Italia, conto di tornare a fare il ministro in Italia e quindi le navi spagnole vanno in Spagna. Banale, soprattutto se la Spagna offre non uno ma due porti.